Immaginate di viaggiare su una navicella spaziale capace di attraversare la Terra senza neanche accorgersi che la Terra c'è. Una navicella che può attraversare l'immensità dello spazio alla velocità della luce, penetrare nella profondità della materia e capirne la sua struttura. Immaginate una particella, piccolissima, leggerissima, quasi nemmeno misurabile, che però può raccontarci molto sulla struttura della materia e l'evoluzione dell'universo. Questa particella esiste, si chiama neutrino, e la sua storia comincia nel 1930. Care signore e cari signori radioattivi, vi chiedo gentilmente di prestare attenzione a queste mie righe, in cui intendo spiegarvi in dettaglio come, a causa delle statistiche erronee dei nuclei di azoto e litio 6 e lo spettro beta continuo, mi sono imbattuto in un rimedio disperato per salvare il teorema di scambio della statistica e la legge di conservazione dell'energia. Si tratta della possibilità dell'esistenza nei nuclei di particelle elettricamente neutre, che chiamerò neutroni, con spin 1/2, che obbediscono al principio di esclusione e sono diverse dai quanti di luce, poiché non viaggiano alla velocità della luce. Sono d'accordo che il mio rimedio può sembrare assurdo, perché avremmo dovuto scoprire prima questi neutroni, se davvero esistono. La soluzione suggerita da Pauli nella sua famosa lettera era l'esistenza di una particella sconosciuta, di massa molto piccola e priva di carica, che egli battezzò neutrone, perché i veri neutroni, quelli che insieme ai protoni compongono il nucleo atomico, non erano ancora stati scoperti. Che cos'era questo rimedio disperato, assurdo, cui allude il grande fisico Wolfgang Pauli nella sua lettera agli amici radioattivi? Qual era il difficile enigma che le più grandi menti del primo Novecento, come Lise Meitner, la signora radioattiva che avrebbe poi scoperto la fissione nucleare, non riuscivano a risolvere? Il mistero aveva a che fare con la radioattività. Alla fine dell'Ottocento, gli scienziati francesi Marie Pierre Curie e Henri Becquerel avevano scoperto uno strano fenomeno di alcuni minerali contenenti uranio e radio. Questi elementi emettevano una radiazione che aveva la capacità di impressionare lastre fotografiche. Avevano scoperto la radioattività, una proprietà di alcuni nuclei che, a causa di un eccesso di protoni e neutroni, si trasformavano in altri nuclei emettendo particelle. Esistono tre tipi di decadimento radioattivo, a seconda dei frammenti subatomici emessi. Nel caso dell'emissione di una particella composta da due protoni e due neutroni, si parla di decadimento alfa. Nel decadimento alfa, la particella emessa si stacca dal nucleo superando una barriera di potenziale. Nel decadimento beta, un neutrone del nucleo si trasforma in un protone con la creazione di un elettrone e un neutrino. L'elettrone è l'unica particella osservata, ma se fosse l'unica ad essere emessa, la sua energia avrebbe sempre lo stesso valore. E invece, con sorpresa dei fisici, si riscontrava un'energia dell'elettrone sempre diversa. La radioattività poneva un problema serio ai fisici, poiché sembrava violare il principio sacrosanto di conservazione dell'energia. Durante il decadimento radioattivo beta, infatti, l'energia finale non era conservata, mancava qualcosa. Mysteriously, the energy missing. Momentum missing. Misteriosamente mancava energia. Pauli fu il primo a suggerire, ma non a pubblicare, perché era un grande fisico ma anche un conservatore, che fosse una nuova particella, con massa quasi nulla e carica zero, a portar via energia e momento. Ma Pauli temeva che l'esistenza di questa particella non potesse mai essere provata,
così si limitò a suggerirla, ma non pubblicò mai nulla. Made suggestions, but not written down. La massa dei neutroni dovrebbe essere dello stesso ordine di grandezza di quella dell'elettrone e in ogni caso non superiore a 0.01 volte quella del protone. In questo modo lo spettro beta continuo diventa comprensibile, assumendo che nel decadimento beta viene emesso un neutrone oltre all'elettrone, di modo che la somma delle energie del neutrone e dell'elettrone è costante. La soluzione suggerita da Pauli nella sua famosa lettera era quindi che l'energia mancante potesse essere portata via da una particella sconosciuta, di massa molto piccola e priva di carica elettrica, quindi praticamente invisibile agli strumenti. Ripeto che sono consapevole del fatto che il mio rimedio possa sembrare assurdo, perché avremmo dovuto scoprire prima questi neutroni se davvero esistono, ma bisogna osare per vincere. Non posso venire stasera perché sono impegnato con un ballo. Con i miei migliori saluti a voi tutti e anche al signor Beck, il vostro umile servitore, Wolfgang Pauli. Qualche anno dopo, nel 1934, fu il fisico italiano Enrico Fermi a battezzarla neutrino, il nome che le è rimasto. Fermi inoltre sviluppò una teoria che comprendeva e spiegava il ruolo di questa particella nella fisica fondamentale, la teoria delle interazioni deboli. Non era chiaro come incorporare il suggerimento di Pauli in una teoria completa. Fu Enrico Fermi a concretizzare l'idea di Pauli e la incorporò nella sua teoria, descrivendone l'interazione. È la teoria di Fermi del decadimento beta. E in questo modo fu introdotto il neutrino. And this is how neutrino was introduced. Ci troviamo nella biblioteca storica della Scuola Normale, che all'epoca di Fermi era anche la biblioteca degli studenti. Fermi restò qui normale dal 1918 al 1922 e all'epoca si occupò soprattutto come studente di teoria della relatività generale e meccanica quantistica. Era ormai abbastanza chiaro che il processo che dava luogo ai neutrini era il decadimento beta, in cui un neutrone del nucleo si trasformava in un protone con l'emissione di un elettrone e in una particella chiamata neutrino che serviva anche a conservare l'energia. E la sua teoria si basava su un parallelo, su un processo di carattere elettromagnetico in cui da un atomo eccitato, a star lo chiamiamo, veniva emesso della radiazione elettromagnetica che indichiamo con questa lettera gamma. In questo processo il fotone, il gamma, la radiazione elettromagnetica, è creata dalla disecitazione dell'atomo eccitato. Sulla passa riga di questa teoria, Fermi disse che appunto anche la coppia elettrone-neutrino sono creati da una nuova interazione di tipo diverso da quella che crea la luce elettromagnetica e che è responsabile del decadimento del neutrone. Questa nuova interazione si chiama interazione debole e Fermi costruì una teoria semplice, il più semplice possibile, basata su un'unica costante G che caratterizza questo nuovo tipo di interazione, l'interazione debole, e che da lui prende il nome di costante di Fermi, ed attualmente una delle costanti fondamentali della natura. La teoria di Fermi convinse tutti i fisici dell'epoca che il neutrino doveva esistere, ma qualcuno doveva dimostrarlo sperimentalmente. Cominciò così la caccia al neutrino da parte di tutti i fisici del mondo, con grandi spiegamenti di mezzi per cercare di provarne l'esistenza. Nel 1951, quando i fisici americani Fred Raines e Clyde Cowan cominciarono a pensare ad un esperimento per catturare il neutrino, questa particella era ancora un fantasma inafferrabile che infestava il mondo della realtà fisica, un vero poltergeist.
Reis e Cowan avevano partecipato al progetto Manhattan ed erano rimasti presso i laboratori di Los Alamos nel New Mexico. Dopo la guerra cercavano un problema fisico fondamentale da risolvere utilizzando le conoscenze acquisite durante la realizzazione della bomba americana. Insieme ebbero l'idea di cercare la prova dell'esistenza dei neutrini in prossimità di una potente esplosione nucleare. Reis e Cowan hanno individuato la risposta giusta per poter fare questo esperimento. Il problema è che il neutrino interagisce pochissimo. L'esperimento che ha portato alla scoperta dei neutrini chiaramente può rimediare a questa piccolezza dell'interazione semplicemente aumentando la massa del rivelatore e aumentando la intensità della sorgente di neutrini. Allora, come ricordavo, un reattore funziona sul principio della fissione nucleare. Nella fissione nucleare, come d'altronde anche nell'esplosione di una bomba atomica che è basata sullo stesso fenomeno, vengono emessi una grande quantità di neutrini. Un reattore emette dell'ordine di 10 alla 21 neutrini al secondo, quindi una quantità enorme. Una bomba atomica emette una grande quantità di neutrini. Inizialmente per la rivelazione dei neutrini si è pensato, con l'appoggio di Fermi, di usare una bomba atomica. La proposta che venne fuori dopo è quella di considerare un reattore per la misura dei neutrini. Allora, il reattore, intanto, anche questa ipotesi fu comunicata a Fermi e Fermi disse subito che era un'idea che gli sembrava molto buona. In qualche modo il reattore permetteva la ripetibilità dell'esperimento. Il metodo di Reis e Cowan per identificare il neutrino era basato sull'interazione di un neutrino, in questo caso un antineutrino, emesso dalla reazione di fissione del reattore con un protone, uno tra i miliardi di atomi della grande massa d'acqua che l'apparato conteneva. Assorbendo l'antineutrino, il protone produce un neutrone e un positrone. Subito dopo il positrone interagisce con il primo elettrone che incontra negli atomi dell'acqua e si annichila emettendo due raggi gamma. Questi, a differenza dei neutrini, sono sensibili alla forza elettromagnetica e possono quindi essere individuati dagli strumenti, strati e strati di cosiddetti scintillatori di cui l'apparato è rivestito. E il neutrone? Circa 5 microsecondi dopo l'emissione dei raggi gamma, il neutrone viene catturato da un nucleo di cadmio, presente anch'esso nell'acqua del rivelatore, che a sua volta emette ancora raggi gamma, visibili dagli apparati. Per realizzare questo esperimento sono state messe a punto delle tecnologie nuove, per esempio lo sviluppo degli scintillatori liquidi. Questo è un esperimento che per la prima volta ha avuto dimensioni tali, come viene detto da Reis in una sua intervista, in cui poteva entrare dentro un uomo. Era un esperimento su scala mai tentata prima. Il 14 giugno 1956 Reis e Cowan inviarono un telegramma a Pauli per informarlo del successo del loro esperimento. Siamo lieti di informarla che abbiamo definitivamente trovato neutrini dai frammenti della fissione osservando il decadimento beta inverso dei protoni. La scoperta valse loro il premio Nobel per la fisica 1995. Il neutrino trovato da Cowan e Reis era il neutrino elettronico o dell'elettrone, il primo di una serie fatta di tre famiglie diverse. There would be at the time of Fermi and the time of Cowan-Reis. All'inizio, ai tempi di Fermi, Reis e Cowan, non ci si aspettava un secondo tipo di neutrino, ma poi nella radiazione cosmica si trovò il muone. Il muone è una versione più pesante dell'elettrone e quando decade produce un elettrone più due neutrini. Così si cominciò a cercare il neutrino muonico, al CERN e a Brookhaven. Brookhaven ci arrivò poco prima del CERN e il neutrino muonico fu scoperto da Steinberger, che adesso è al CERN, con Lederman e Schwarz. It's true that we had the chance to do a first experiment with neutrinos. Not quite true. Abbiamo avuto la fortuna di effettuare il primo esperimento con i neutrini in laboratorio, con acceleratori di particelle, non perché siamo stati particolarmente bravi, ma perché i tempi erano maturi. Per produrre in laboratorio i neutrini è necessario innanzitutto produrre particelle ad alta energia, protoni nel nostro caso. E poi bisogna scagliarle contro un bersaglio per produrre mesoni pi greco, i quali decadono lungo una breve distanza in altre particelle, tra le quali vi sono i neutrini.
Nel nostro esperimento, dopo aver ottenuto un fascio di neutrini, dovevamo costruire un rivelatore di nuovo tipo. Non è stato particolarmente difficile, poiché la tecnologia esisteva già. In questo modo siamo stati i primi ad osservare una trentina di eventi prodotti da questi neutrini, dopo qualche mese dall'inizio dell'esperimento. Questo ha dimostrato che il neutrino prodotto dal decadimento dei mesoni pi greco non è lo stesso tipo di neutrino prodotto dal decadimento beta, ossia il decadimento radioattivo dei nuclei. Ed è così che abbiamo trovato un tipo diverso di neutrino. This neutrino, which is produced in the decay of the pi meson, is not the same as a neutrino which is produced in beta decay, in radioactive decay of nuclei. So we have found a different kind of neutrino. L'idea che le famiglie di neutrini fossero tre era ancora più interessante. La scoperta della terza famiglia avvenne al laboratorio SLAC dell'Università di Stanford in California. E così si completò la tabella dei mattoni fondamentali che danno luogo a tutta la materia che esiste nell'universo. Tre famiglie di leptoni e tre famiglie di quark. I neutrini quindi sono tre, sono neutri e non sono stabili, ma oscillano, e ciò rende questa fisica davvero affascinante. Dobbiamo cercare di saperne di più sulle oscillazioni. L'idea che un neutrino potesse oscillare da un tipo all'altro e che i diversi tipi di neutrino altro non fossero che stati diversi della stessa particella è dovuta al fisico italiano Bruno Pontecorvo. Pontecorvo fece notare che la suddivisione in tre famiglie era strettamente valida solo se i neutrini avevano massa nulla. Al contrario, un neutrino dotato di massa poteva essere un miscuglio di un neutrino elettronico, muonico o tau. Se il neutrino aveva massa, quindi, sarebbe stato possibile vedere i neutrini oscillare, cioè trasformarsi da una specie all'altra in funzione del tempo. Adesso noi sappiamo che ci sono tre famiglie di neutrini e lo sappiamo per gli esperimenti che sono stati condotti al LEP, Large Electron Positron Collider, al CERN a Ginevra. Questi esperimenti hanno fatto vedere che sostanzialmente esistono solo tre famiglie di neutrini, quindi quella elettronica, quella del mu e quella del tau, che è un altro leptone pesante. Adesso LEP, questo grande acceleratore, è stato smontato per far posto a un acceleratore ancora più potente che si chiama Large Hadron Collider. In questo momento ci troviamo nel tunnel del Large Hadron Collider e in particolare siamo all'interno di uno dei più grandi esperimenti del Large Hadron Collider. Questo che vedete si chiama ATLAS. In questi esperimenti la presenza di un neutrino viene vista solo indirettamente. In particolare quello che si va a vedere è che ci sta una grossa mancanza di energia perché il neutrino, non interagendo con il resto della materia, si porta via gran parte dell'energia dell'interazione. Bruno Pontecorvo adesso è ricordato principalmente per aver proposto per primo la teoria delle oscillazioni di neutrini. Secondo questa teoria, un neutrino durante la sua vita può cambiare di famiglia, in particolare un neutrino che nasce come neutrino elettronico può diventare un neutrino mu. Mi dispiace molto che Bruno non abbia potuto vivere a sufficienza per vedere che questa teoria è stata effettivamente provata dall'esperimento Supercamiocande. Mi ricordo che Bruno, quando qualcuno gli chiedeva se era molto arrabbiato per non aver mai preso il Nobel, rispondeva molto semplicemente, dice sì, certo, prendere un premio fa sempre molto piacere, però chiaramente avere la conferma sperimentale di una tua idea teorica o fare un bellissimo esperimento con delle belle misure dà una gioia che è molto superiore a qualsiasi premio che ti possano dare. Al CERN di Ginevra, il laboratorio di fisica più grande del mondo, hanno costruito uno speciale strumento per studiare i neutrini. Si chiama CNGS, CERN Neutrino Beam to Gran Sasso, un fascio di neutrini che parte proprio qui, da sotto i miei piedi, in direzione Gran Sasso. Qui ci troviamo in un tunnel connesso con l'acceleratore da 400 miliardi di elettronvolt del CERN a Ginevra ed è qui che comincia la generazione di neutrini che poi verranno utilizzati al Laboratorio Nazionale del Gran Sasso per studiare le oscillazioni fra la seconda e la terza famiglia.
Siccome l'acceleratore è in un piano orizzontale, bisogna per prima cosa deflettere i protoni che viaggiano all'interno di questi oggetti rossi, questi sono elettromagneti che servono per deflettere i protoni, bisogna defletterli in direzione del gran sasso. E tenendo conto del fatto che la Terra è ricurva, bisogna non soltanto defletterli nel piano orizzontale, ma anche nel piano verticale. Quindi viaggiano, questi protoni viaggeranno alle mie spalle e poi dopo un percorso attraverso questi magneti deflettori arrivano a bombardare un bersaglio che è costituito da un regolo cilindrico di grafite nel quale questi protoni interagiscono. In queste interazioni i protoni producono dei mesoni che sono delle particelle relativamente leggere, instabili, che esistono sia in carica positiva che in carica negativa e che decadono producendo i neutrini che ci interessano. A noi interessano i neutrini che vengono dal decadimento dei mesoni pi greco carichi positivamente, quindi ci sono dopo il bersaglio due lenti magnetiche che si chiamano corno e riflettore che trasformano questi mesoni pi greco positivi che sono stati prodotti con una certa larghezza angolare li trasformano in un fascio parallelo. Questo fascio parallelo poi entra in un tunnel che si chiama tunnel di decadimento sottovuoto lungo dell'ordine di un chilometro dove questi mesoni pi greco decadono producendo i neutrini che ci interessano. Questi neutrini attraversano la Terra e poi riemergono al Gran Sasso dove esistono dei rivelatori appositi per misurare le oscillazioni di neutrini. Nel 98 è stato scoperto il fenomeno dei neutrini atmosferici in cui si sono ottenute indicazioni sulla differenza di massa fra i due neutrini e questo ha permesso di concludere che la distanza ottimale per misurare le oscillazioni da un neutrino della seconda famiglia in un neutrino della terza famiglia è dell'ordine di 1500 km. La distanza tra il CERN e il laboratorio del Gran Sasso è 730 km, il che permette di verificare le oscillazioni tra la seconda e la terza famiglia, perché la frequenza di oscillazioni è tale che esiste un numero abbastanza misurabile di neutrini della terza famiglia che si è generato nel viaggio dal CERN al Gran Sasso. Ed è proprio qui che arriva il fascio di neutrini sparato dal CERN, nel cuore dei laboratori nazionali del Gran Sasso, i più grandi al mondo per la fisica cosiddetta underground. Questa è la sala sotterranea dei laboratori nazionali del Gran Sasso che ospita Opera. È Yves Declay, bonjour Yves, è il responsabile della collaborazione internazionale che gestisce questo grande esperimento. Come farà Opera a vedere i neutrini e il loro passaggio? Vi farò vedere come farà il rivelatore Opera a segnare le interazioni dei neutrini nel piombo di cui è costituito. Su questa struttura meccanica molto leggera installeremo dei mattoncini che contengono ognuno 50 fogli di piombo e 50 fogli di emulsione come questa, per registrare in modo molto preciso il passaggio delle particelle provenienti da interazioni di neutrino all'interno del mattoncino. Qui abbiamo 30 tonnellate di mattoncini, per un totale in tutto l'esperimento di 12 milioni di fogli di emulsione, per registrare il passaggio dell'interazione. Il punto importante sarà proprio quello di determinare in quale mattoncino è avvenuta l'interazione del neutrino, e per fare ciò interponiamo fra i diversi blocchi di mattoncini degli speciali rivelatori a scintillazione che registreranno in tempo reale il passaggio delle particelle. La corrispondenza temporale tra il passaggio delle particelle e il momento in cui è partito il fascio del CERN ci permetterà di distinguere gli eventi generati dal fascio da quelli che invece fanno parte del rumore di fondo, dovuto ai raggi cosmici che comunque sono molto deboli dentro questa caverna. È chiaro che tutte le interazioni saranno assolutamente identificate. La difficoltà maggiore di questo esperimento sarà determinare quale, fra tutte le interazioni, è quella che corrisponde al neutrino tau. Ed ecco uno dei 200.000 elementi del bersaglio di Opera, uno dei 200.000 mattoncini che saranno inseriti nel rivelatore.
Ognuno di essi pesa 8 kg e in totale 1800 tonnellate di questi mattoncini saranno inseriti da un robot in opera. E io ho l'onore di mettere il primo dei 206.000 mattoncini di opera. E proprio mentre questo laboratorio stava nascendo, nel 1987 esplose una supernova. Questa esplosione valse il premio Nobel per la fisica allo scienziato giapponese che riuscì a vederne qualche neutrino, Masatoshi Koshiba. Well, that was a very, very lucky thing. Fummo molto fortunati. Questa supernova, che era esplosa nel cielo dell'emisfero meridionale, viaggiò 170.000 anni per raggiungere la Terra, entrarci attraverso il Borneo e prendere la direzione del Giappone, per arrivare infine al nostro rivelatore. Vedemmo 11 eventi e anche se non sono moltissimi, questi 11 eventi ci hanno portato moltissimi dati sull'esplosione della supernova. In un'esplosione di supernova c'è una quantità enorme di neutrini, di tutti e tre i tipi, e anche antineutrini. Il tipo di neutrini che interagisce in acqua, con la probabilità più alta, è l'antineutrino dell'elettrone. Non è il neutrino elettronico che il Sole emette, ma la sua antiparticella. Esso colpisce i protoni dell'acqua, produce positroni, e sono queste le particelle che noi osserviamo. La probabilità di questa collisione è molto più elevata di una collisione con elettroni. The probability of making this collision is much higher than making a collision with electron. Un importante risultato nello studio dei neutrini solari è stato raggiunto proprio in questo laboratorio, con l'esperimento GALLEX. E ce ne parla proprio il direttore del laboratorio, il professor Eugenio Coccia. Allora, questo esperimento così importante. GALLEX è stato l'esperimento forse che ha dato risultato di maggior rilievo finora nei laboratori del Gran Sasso e è l'esperimento che ha visto che il flusso di neutrini dal Sole era metà di quello che ci si aspettava se il Sole funziona come uno immagina. Quindi c'è stato per un po' di anni un mistero che è iniziato con gli esperimenti di Davis ed è proseguito poi appunto anche con GALLEX di un deficit di neutrini dal Sole. Il mistero è stato risolto mettendo insieme i dati di vari esperimenti, ma GALLEX ha avuto un ruolo fondamentale in questo, e cioè quello di vedere che la soluzione del mistero era nella oscillazione dei neutrini. I neutrini dal Sole di tipo elettronico venivano trasformati durante il loro cammino in neutrini di tipo muonico. Questi sfuggivano alla rivelazione di tutti questi esperimenti di cui ho parlato e quindi solo circa una metà veniva invece visto. La trasformazione di questi neutrini è di capitale importanza per la fisica, per le leggi fondamentali che regolano le interazioni delle particelle, perché vuol dire che il neutrino cambia nel tempo, quindi vuol dire che non va alla velocità della luce e che ha una massa. Questo ovviamente è molto importante sia per la cosmologia che per la fisica delle particelle elementari. E ora che GALLEX è concluso, come continua la fisica dei neutrini solari qui al Gran Sasso? Continua con l'esperimento Borexino, noi siamo proprio sopra la struttura di questo esperimento. Dunque, noi siamo qui nella parte esterna del rivelatore Borexino. La parte interna è dentro questa sfera. Questa sfera sostiene circa 1500 occhi elettronici che catturano i fotoni che vengono prodotti da interazioni di neutrini solari in un liquido scintillante che sta all'interno di un pallone di nylon. La parte esterna invece, questa, ha due scopi. Il primo scopo è quello di creare una schermo rispetto alla radioattività esterna. Infatti uno dei problemi grossi di Borexino è quello di avere una radioattività estremamente bassa. Noi infatti, contrariamente agli altri esperimenti, siamo l'unico esperimento al mondo in grado di misurare neutrini solari di bassa energia e quindi noi dobbiamo tenere sotto controllo la radioattività. Il secondo scopo è che questa parte deve rivelare il residuo di raggi cosmici che rimangono anche se siamo sotto una roccia.
e infatti i raggi cosmici attraversando l'acqua producono della luce, e qui ci sono gli occhi elettronici, e in questo caso chiamiamoli fototubi, che è il loro nome, i quali catturano questi fotoni. Però siccome nell'acqua, contrariamente allo scintillatore, l'emissione di luce è molto bassa, abbiamo dovuto installare questi fogli di Kevlar che sono bianchi, proprio per poter diffondere nel modo maggiore possibile la luce prodotta da questi raggi cosmici. Lo studio dei neutrini solari è importante, come forse è già stato detto, per l'oscillazione del neutrino, ma anche per studiare il comportamento del Sole, perché i neutrini sono gli unici che riescono a sfuggire alla densità di materia che c'è nel Sole e quindi a dare delle notizie su cosa avviene all'interno del Sole. Esistono neutrini da varie sorgenti che cerchiamo di studiare, di individuare, di capire, sorgenti come il Sole. Esistono neutrini emessi dai collassi stellari. Oltre a questi neutrini, diciamo, di natura astrofisica, esistono anche neutrini che originano nell'atmosfera dall'impatto delle particelle primarie, protoni essenzialmente, con gli strati atmosferici. Anche questi neutrini sono oggetto di studio, così come i neutrini stessi che originano dalla reattività all'interno della Terra. Naturalmente, nei prossimi anni, un grande interesse è messo per i neutrini di origine artificiale. Il fascio di neutrini del CERN rappresenta un'impresa titanica. Qualche volta, paradossalmente, anche reazioni in cui i neutrini dovrebbero essere emessi, ma non si vedono, possono dire moltissimo sul neutrino stesso. Un mistero ancora aperto è capire se il neutrino sia uguale al suo antineutrino oppure no. Secondo il fisico Paul Dirac, neutrino ed antineutrino sono particelle diverse. La soluzione è nello studio di un fenomeno radioattivo molto raro, il doppio decadimento beta, che avviene attraverso l'emissione di due e non un solo elettrone. Se il neutrino e l'antineutrino sono due particelle diverse, devono essere emessi anche due neutrini insieme agli elettroni e la distribuzione dell'energia che si ottiene sarà sempre diversa, nel continuo. Secondo invece Ettore Majorana, neutrino e antineutrino sono la stessa particella e se questo fosse vero, la distribuzione dell'energia avrebbe un valore fisso. Il mistero sarà risolto quando gli esperimenti osserveranno decadimenti beta doppi. Ma la caccia al neutrino non si è fermata e i mezzi dispiegati in tutto il mondo sono inimmaginabili. Grandi, sofisticatissimi strumenti piazzati nei posti più assurdi ed estremi, sotto le montagne, in piscina all'interno di intricati tunnel di ex miniere, sotto il mare e persino sotto i ghiacci dell'Antartide. Perché per catturare le rarissime interazioni dei neutrini è necessario il silenzio cosmico che solo una grossa schermatura come chilometri di roccia, acqua e ghiaccio possono assicurare. NEMO è un progetto dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e mira alla rivelazione di neutrini astrofisici provenienti dal cosmo. L'importanza della rivelazione di queste particelle è legata al fatto che esse possono attraversare gli spazi intergalattici a grandissime distanze senza essere perturbate o assorbite e quindi possono trasportare informazioni dai luoghi cosmici più distanti o da quelli più densi, per esempio quelli prossimi ai buchi neri. Per poter rivelare queste particelle e quindi avviare l'astronomia con neutrini, mai effettuate fino adesso, si stima necessario realizzare rivelatori delle dimensioni del chilometro cubo, dotati di molte migliaia di sensori ottici, di fotomoltiplicatori, dell'ordine di 5.000 o 6.000. E quindi indispensabile trovare una opportuna collocazione per un rivelatore di queste dimensioni e si è pensato appunto di collocarli o nelle grandi profondità dei ghiacci o nelle grandi profondità delle acque marine. Inoltre, per poter avere un'osservazione completa della volta celeste è necessario realizzare due di questi telescopi, uno collocato nell'emisfero meridionale e l'altro collocato nell'emisfero nord. Per quanto riguarda il telescopio da costruire nel Mediterraneo, ci sono tre collaborazioni che operano in questo settore nelle acque del Mediterraneo, una in Francia, a Tolone, l'altra in Grecia e la terza è appunto NEMO.
NEMA ha due obiettivi principali. Uno è stato appunto l'individuazione di un sito ottimale per la collocazione del telescopio. È stata un'attività pluriennale che si è conclusa con l'individuazione di un sito a sud-est di Capopassolo, a 3.500 metri di profondità e 100 km dalla costa, che ha tutte le caratteristiche ottimali per la collocazione di un telescopio, del telescopio in questione. L'altra attività è un'attività di ricerca e sviluppo avanzata per trovare tutte le soluzioni tecnologiche che consentono una realizzazione di un'impresa così impegnativa anche dal punto di vista tecnologico e assolutamente alla frontiera, al limite del realizzabile. Quanto riguarda questa seconda parte, noi abbiamo effettuato una progettazione di massima di tutto il rivelatore e abbiamo quindi avviato la costruzione di alcuni prototipi, dei prototipi principali e modulari della struttura che stiamo sottoponendo a verifiche funzionali e di affidabilità. Ci sono varie linee sperimentali sui neutrini. Alcune tendono a capirne le caratteristiche. Ad esempio, l'esperimento al Gran Sasso tende a capire se l'oscillazione o la metamorfosi, come chiamo, del neutrino mu è veramente in un neutrino tau o in un altro neutrino di cui non conosciamo ancora l'esistenza. Altri esperimenti invece tendono a usare proprio questa caratteristica dei neutrini di interagire poco per effettuare quello che potrei dire una radiografia dell'universo, in quanto questi neutrini possono attraversare le galassie, i pianeti e le stelle e quindi fornirci, venendo da molto lontano, informazioni del momento in cui l'universo era appena nato, perché guardare lontano l'universo vuol dire guardare all'indietro nel tempo. Ma mentre i cosmologi e i fisici delle particelle affilano le armi, gli uni preparando nuovi telescopi e satelliti sempre più raffinati, gli altri armeggiando con immensi rivelatori nella profondità di caverne, mari e persino sotto i ghiacci dell'Antartide, c'è chi si chiede già se i neutrini potranno un giorno essere di una qualche utilità pratica. Now, you know, many people ask me the question. What's a good of studying neutrinos? Moltissime persone mi hanno chiesto a cosa serve studiare i neutrini, quale profitto possiamo aspettarci. Rispondo sempre, non c'è assolutamente nessun guadagno economico, ma ci sono cose che si potranno fare con i neutrini in futuro. Prendiamo gli antineutrini, ad esempio. Gli antineutrini vengono emessi da nuclei radioattivi, come quelli dell'uranio o del torio. Si trovano molto in profondità, sotto la crosta terrestre. Nessuno sa quante tonnellate di torio o di uranio esistano. Ma se distribuissimo una serie di rivelatori di antineutrini lungo la superficie terrestre, potremmo fare una tomografia della Terra e localizzare depositi di uranio e torio, stabilire quante tonnellate a quale profondità. Sarebbe meraviglioso. Inoltre, anche se tecnologicamente è ancora molto difficile, qualora misurassimo con precisione i moltissimi neutrini di bassa energia che vagano dappertutto nell'universo, non è ancora possibile per il momento, si potrà osservare l'universo 3 secondi dopo la sua nascita. Una possibilità fantastica. Only 3 seconds after its birth. Yeah, fantastic possibility. Proposta negli anni 30 per spiegare il decadimento radioattivo beta, la più sfuggente delle particelle può svelarci oggi i più intimi segreti della struttura dell'universo e del mondo subatomico. Scoprire il valore assoluto della massa del neutrino potrà chiarirne il ruolo nella formazione delle grandi strutture del cosmo. Questo misterioso messaggero della natura, giuntoci immutato dalle profondità del cosmo, porta ancora con sé le impronte primordiali della formazione dell'universo. E non ha ancora finito di sorprenderci.